Dunque, io dopo aver insegnato per 40 anni all'Accademia di Belle Arti di Roma, sono andato in pensione e adesso sono diversi anni che io vado a insegnare in Cina, ogni anno in un'accademia diversa. Fra pochi giorni, proprio il 10 settembre, partirò per 2 anni a insegnare all'Accademia Centrale a Pechino, su richiesta dei direttori del Ministero cinese. In Cina io sono molto conosciuto, in Italia no, ma in Cina sì. E forse perché, non lo so, in Cina hanno una venerazione per la cultura italiana, per il Rinascimento, insomma, io sono molto considerato. Ho fatto mostre in tanti musei, il museo di Canton, di Wuhan, organizzati da loro, e al Museo Nazionale di Cina a Pechino, una grande manifestazione dove il più grande critico, Fan Tian, che è il critico più importante della Cina, mi ha chiesto poi di parlare con l'interprete della mia pittura. Ma io non ho parlato di pittura, ho raccontato che venivo da una famiglia di muratori. E mio padre e i miei fratelli facevano i muratori. Quando i professori dicevano questo ragazzo deve studiare, mio padre diceva a me mi serve un altro muratore. Io l'ho fatto per una settimana, poi ho detto io questo non lo farò mai e ho disubbidito. Allora raccontavo, dico, se oggi mio padre sapesse che io mi trovo in Cina al Museo Nazionale a fare una mostra, tutto questo, dico, uscirebbe dalla tomba venirmi a abbracciare e perdonare la mia disubbidienza. Questo ha fatto un grande effetto perché in Cina disubbidire un padre è la cosa più grave che c'è. Loro hanno un detto, un professore che ti ha insegnato un giorno ti è padre tutta la vita. Pensa quindi che rispetto c'è. In Italia queste cose sono incomprensibili. Forse l'unico che l'aveva compresa era Giacomo Leopardi, che una volta scherzando, e la poesia si chiama nei canti, si chiama Scherzo, lui dice, inizia così. Quando fanciullo venni a pormi con le muse in disciplina, cioè quando da ragazzo nei confronti delle istituzioni, della scuola, i professori si metteva sull'attenti, cosa oggi incomprensibile, anzi andrebbe scritto in tutte le aule delle scuole, quando fanciullo venni a pormi con le muse in disciplina. Vabbè, tagliamo. Allora stavamo parlando che ho disubbidito, non ho fatto il muratore e non so se ha avuto ragione io o mio padre, sai, in pittura. E poi io evitai di parlare di pittura e ne parlo sempre poco, perché ho avuto un maestro, Montanarini, che è stato direttore dell'Accademia, che mi diceva che il vero pittore non dovrebbe mai parlare, dovrebbe essere muto, come un pugile. Sai, il pugile è la parola, non è che serve molto. Devi essere convincente con altri strumenti. Quindi parlare di pittura è un po' difficile. Un po' difficile perché la pittura è un po' la tela di Penelope, no? Bisogna sfasciare sempre. Sfasci, poi ricominci. Perché nella tela, nella pittura, per arrivare a fondo al nocciolo della cosa, dove tu trovi un'identità con te stesso, devi sempre sgraffignare, graffiare, andare in profondità. Insomma, nessuno ti può aiutare. L'unica cosa certa, un vero pittore che deve diffidare quando nel quadro c'è una parte che è più accattivante. Allora vuol dire che c'è un compiacimento e quella cosa probabilmente non funziona, perché nel quadro non dovrebbe esserci una centralità particolare. Per un pittore la centralità è tutto il quadro. Per un pittore il quadro finisce dove finisce la tela. Quindi quando c'è una parte, diciamo, che salta all'occhio, bisogna un po' diffidare.
No, è stato un atto di libertà questo di subbidire, perché sai, ai miei tempi c'era una tradizione, no? Il padre tramandava il mestiere, se poi tu non ubbidivi il padre ti dava uno schiaffo, tu partivi per l'Argentina, tornavi dopo 40 anni. Oggi è cambiato il mondo, oggi lo schiaffo lo prende il padre. Te fai un mese di Thailandia, torni, un altro schiaffo al padre, te vai nelle Filippine, voglio dire, oggi è cambiato, non è più come una volta, la disubbidienza una volta era una cosa seria. La libertà in pittura, uno ha scelto la pittura ma dopo diventi schiavo della pittura, nel senso che diventa un'ossessione perché è una ricerca continua con te stesso. Questa libertà che ti prendi di sfasciare, di ricostruire, non sai mai dove porta e dove appoggia, perché non c'è un riferimento, devi cercare dentro di te. Allora non sai mai se sei nel vero. Certamente sei infallibile. Tutti sono fallibili perché tutti lavorano per gli altri. L'artista, siccome lavora per sé, è infallibile. Può essere un piccolo artista, ma non riesce mai a essere bugiardo, perché le bugie le puoi dire a tutti tranne che a te stesso. No, penso. Sai, uno va a lavorare per un altro, può anche imbrogliare, ma imbrogliare se stessi credo sia una delle cose più difficili. In questo senso l'artista può essere un piccolo artista, ma certamente infallibile, cioè è proprio se stesso, quello che dice è tutto se stesso, non è difficile. Ma anche in questo della libertà, una libertà non si sa come sconfina, non, perché andando a lavorare per un altro, tu puoi lavorare 8 ore, 10 ore, un artista è libero, lavora quando gli pare, ma siccome si ama tanto, si rispetta tanto, che finisce per alzarsi 3 ore prima e lavorare 3 ore in più di quello che dovrebbe, perché poi incontentabile, perché se un critico ti dice questo quadro va bene, per l'artista non funziona. Se lui sa un punto dove lì non è risolto e lo risolve col mestiere, lui sa che lì ha detto una bugia e lui lo sente. E quando si dice l'artista non ci dorme la notte, non è che non ci dorme, sa che lui lì ha detto una bugia e quella cosa non si regge. Il critico no, prende un elemento del quadro, è sufficiente per fare un discorso, un'opera d'arte letteraria parallela all'opera che tratta, ma senza riferimento preciso all'opera che tratta. Ma il pittore no, infatti un vero pittore, quando invita un pittore a studio, che è un pittore anche lui, osservando il quadro, il pittore in un certo momento ti dice qui non va, e tu sapevi che lì non andava. Questo il critico non lo può fare, perché poi il critico in genere ha l'intelligenza dei quadri fatti, no? Non l'intelligenza dei quadri da fare, sennò sarebbe un artista. L'artista invece per una strana affinità sensitiva sa dove nel quadro c'è una piccola malattia. Io direi che già negli anni 60, mi ricordo, stavo con i maestri, già si diceva allora: non bisogna lasciare la responsabilità di creare le forme della nostra epoca agli artigiani. E poi invece è finito così, che gli artigiani hanno avuto il sopravvento. Ma per una serie di circostanze oggi l'arte sì è emarginata, ma l'artista vero conta niente. Conta niente perché è venuto fuori non più il critico vero non lo legge nessuno, è venuto fuori il critico manager. E il critico manager ha un rapporto diretto con l'industriale, che per una sorta di strane leggi
non è più l'illuminato industriale che ama l'arte e va a scegliere l'opera d'arte. Lui deve detassare 20 miliardi, si rivolge al critico manager e dice: guarda, compra tu. Il critico manager va dall'artigiano sotto dettatura, gli dice le forme che deve fare, perché il critico manager è diventato protagonista filosofico del pensiero estetico di oggi. Allora dice: io ti faccio comprare un quadro a 100 milioni, 10 per te, 90 per me, e vai in una grande collezione. L'arte non ha visibilità perché queste opere che servono per detassare quei capitali vanno dallo studio dell'artigianato artista, dall'artigiano artista, tramite il manager, nelle cantine di questo industriale che non li guarderà mai, perché non gli interessa, lui doveva detassare qua. Allora in questa cosa oggi si è creata una situazione tale per cui l'artista non se ne parla più. I disoccupati non ci sono più perché con questa facilità si sono messi a fare tutti i pittori, no? Prima c'era 5 milioni di disoccupati, infatti anche i sindacati mica parlano più di disoccupati. Quando parlano in televisione dice precariato e sottoccupato, non parla mai del disoccupato, perché fa il pittore. Del resto, anche in questo senso, la pittura ha assolto un compito sociale importante, perché questi si sono messi a fare i pittori, perché se stanno a casa ammazzano la moglie, no? La moglie dice vatti a trovare lavoro, alla fine viene una cortellata, no? Nel senso. Allora, no, sembra che scherziamo, ma è così. Oggi, e in questo senso, oggi non ci sta più una gerarchia di valori. Oggi si ammettono tutti, perché c'è il grande vuoto dell'arte, no? Allora oggi poi non c'è più la gerarchia dei valori, che il pittore diventava novantenne, poi moriva, allora c'era tutta una storia di mercato. No, oggi ci sta un giovane di 20 anni che basta due sponsor, o la Philip Morris o quello dei petroli, lo porta a 5 miliardi. Voglio dire, è tutto falsato oggi. Oggi i valori estetici, è difficile trovarli, difficile identificarli. È sempre valido oggi per vedere un valore il discorso di Manzoni, l'ardua sentenza ai posteri, perché la grandezza di un artista non la fa né il mercato né il critico d'arte. La fanno gli artisti che vengono dopo, che se passano per quella strada, dice accidenti, l'aveva fatto prima Van Gogh, allora quello diventa un maestro. Se non passa per quella strada, quel maestro lì non sarà mai un maestro. Quindi sono gli altri che vengono dopo a decidere le cose. L'avvento della sinistra, l'egemonia della cultura di sinistra era così forte che si erano arricchiti tutti. Ha fatto grandi cose, diciamo. Solo che quelli che erano non erano di sinistra erano abbandonati. Infatti Mondale ha vinto il Nobel non per merito che l'ha portato qui. Che ti posso dire? Flaiano, famosissimo Flaiano, Ennio Flaiano, non è stato mai di sinistra. Io mi ricordo una battuta di Flaiano già negli anni 60, quando 55, quando la sinistra aveva ormai, col cinema neorealista che ha fatto grandi cose, con la pittura, aveva egemonizzato tutto, e a Flaiano gli chiesero ma perché non vieni con noi, no? A sinistra. E lui, che era povero, diceva mi piacerebbe, ma sono troppo povero per essere comunista. Le battute di Flaiano erano famose. Bisognerebbe scrivere sulle battute un libro sulle cose degli anni 60. Io mi ricordo, questa ve la racconto perché è bella, Turcato, un pittore importante, veneto, veramente là, e lui è nato a Mantova, però ha vissuto a Venezia, allora parlava veneto, a Roma. Una volta Paolo Portoghesi organizzò a Palazzo Taverna del Borromini
un dibattito se l'arte moderna sta bene solo nelle case moderne oppure se fa pandan con le case antiche, se i quadri moderni, insomma. Allora tutti i pittori, architetti, critici, ognuno esprimeva con discorsi tutte cose. Quando ha parlato Turcato, che era un pittore spiritoso, intelligente, ha detto, dice, se i quadri stavano bene nelle case, Turcato disse, fio caro, non ce ne frega niente, comprate i quadri, metteteli dove volete, perché sono stato a Londra e ho visto i negri, mica devono stare per forza in Africa. Diciamo che quando sono venuto a Roma a 15 anni a fare il liceo artistico, poi sai, allora non si mangiava mai, si andava al lavoro, si andava a posare. Io posai per Montanarini, che poi divenne direttore dell'Accademia, perché un bidello mi mandava. Dice, vai da lui, sta facendo un Cristo per Assisi, per padre Giovanni Rossi, il Cristo lavoratore. Io da ragazzo ero un ex ginnasta, e mi legava a sto palo, insomma ho cominciato facendo il Cristo, va. E, però dopo piano piano con gli anni scopri che Guttuso è il più grande, vai da Guttuso il più grande, vai da Montanarini scopri che la sua intelligenza raffinata di toscano colto era il più grande, andavi da Corrado Cagli, un altro uomo di una cultura impressionante, insomma. Da giovane si vive lo sbandamento, lo spaesamento totale. E tutto questo però è interessante perché alla fine devi trovare te. Io sono stato molto aiutato da artisti come Montanarini e i marchigiani Fazzini. Io andavo sempre da Pericle tutte le sere. Mi diceva, Sandrino, vatti a fare un panino. Mi dava due soldi, nel senso, per andare a comprare. Monachesi sempre. E erano, gli artisti erano generosi e poi c'era un ritrovo, no? Via Margutta c'erano tutti gli artisti, tutti gli studi. Allora se uno voleva fare l'artista sapeva dove andare, c'era un ambiente, c'era un'officina, c'era una trincea, tu andavi in trincea, non è che vivevi spaesato. E lì si dibattevano le idee della cultura, era interessante. Oggi magari è cambiato tutto perché poi con l'avvento di Argan Sindaco e con l'equo canone, questi studi erano di ciechi di Sant'Alessio, dati solo agli artisti a cifre simboliche. Poi con Argan, sindaco comunista, sai, l'amministrazione, la regione, i studi sono arrivati a prezzi incredibili e tutti questi artisti sono dovuti scappare via. Chi è morto prima si è salvato, chi non è morto ha dovuto lasciare. I Gentilini, i Montanarini, i Fazzini, i Turcato, Virgilio Guzzi, tutti, Scialoia, c'erano tutti gli artisti, o Miccioli. E oggi questi artisti sono diventati delle garzonier per negozianti, insomma. Perché è cambiato tutto oggi, è cambiato tutto. E allora non c'è più un ritrovo, un giovane oggi non sa dove andare. E siccome c'è questo spaesamento, non puoi più avvicinare un maestro, allora avvicini il critico. Ma il critico non può far niente, a meno che non è un critico manager, il quale si appoggia alla politica, crea una sua struttura e da lì sono quelli che contano. Nel senso che contano, sai, la vittoria della vita, la vittoria dell'arte è un altro discorso, sai. Il destino della pittura è un'altra cosa, non è legato. Fatti contingenti per la vita, però per il destino dell'arte non c'entra queste cose. Oggi però capisco che per un giovane è molto difficile, a meno che non sei uno artigiano come forma mentale, disposto a fare tutto. Allora in questo puoi avvicinare chiunque, puoi fare tutto. Se sei un artista, no, è difficoltà. Perché la difficoltà per l'artista rispetto alla...
Perché l'artista è un disubbidiente, è un disubbidiente assoluto anche a se stesso. Per un artista la verità di ieri è una bugia oggi. Un artigiano, no, può fare sempre quello, può fare tutto quello che gli dici di fare, sotto dettatura di un critico manager. L'artista no, è chiuso. Io quando andavo anche da Fazzini, era un uomo che emanava un carisma, un uomo chiuso come un uovo. Diceva 3-4 parole in un giorno, ma tu quando stavi lì sentivi il disagio e la forte personalità. Insomma, l'artista ha un carisma, lo senti, è un disubbidiente, soprattutto a se stesso.